dalla regia c'è una turbia perché stamani si è alzato l'ascensore e avevamo un piccolo mal di pancia, quindi sono intervenuti i medici e ora hanno chiuso la rianimazione, quindi possiamo partire. Quindi veramente grazie di essere qui e penso di poter dire che oggi con l'inaugurazione del secondo ascensore, come l'abbiamo chiamato, sia un nodo importante, sia anche da un punto di vista pratico e simbolico, un passaggio che segna una diversità enorme. Rappresenta plasticamente l'idea di come questo centro, di come il capoluogo, il centro in modo particolare storico, avrà evoluzione e ormai siamo partiti per un decollo definitivo. Noi abbiamo pensato a questa torre ascensore un po' di tempo fa, pensando che un parcheggio come questo abbia bisogno di due ascensori, perché se nel 94, quando abbiamo progettato questo parcheggio, e questo serve come riflessione per tutti, avessimo per caso inserito due ascensori, ci avrebbero fatto ricoverare a Volterra, per dire come il dibattito politico molto spesso è arretrato e tutti abbiamo il dovere di guardare molto avanti, perché altrimenti avremmo avuto due ascensori e fino ad oggi sarebbe stato molto meglio, perché quando per due giorni, tre giorni, siccome sono apparati tecnologici e si possono fermare dappertutto, la gente va in difficoltà. Quindi abbiamo pensato che prima siamo intervenuti e abbiamo messo un ascensore più veloce, dopo abbiamo pensato che un'altra era indispensabile, ma anche per un altro motivo, non solo perché se si ferma una ce n'è un'altra e questo è importante, ma anche perché questa è un ascensore per carichi pesanti, che noi pensiamo che in futuro questo parcheggio può avere utilizzi più importanti di quanto l'abbia avuto fino ad oggi, e quindi ci sono ovviamente delle esigenze che cambiano. Ci sono portatori di handicap che hanno dei mezzi di locomozione, che oramai non sono più carosine, sono dei propri mezzi di locomozione molto grandi, che nei vecchi ascensori non entrano più, sono pesanti, sono ingombranti. Quindi è un servizio che assorbe anche a questa difficoltà che nel tempo abbiamo incontrato. Serve per carichi pesanti e serve anche per poter entrare.